Sull'accordo di programma AST invece avete preso una posizione, diciamo, più dura, quella del Comune di Terni, più dialogante e diplomatica quella della Regione. Siete pronti ad arrivare alla firma? È davvero l'ultimo miglio? Allora, guardate, l'accordo di programma si compone di una serie di misure. Oggi ci sono tutte quelle misure che sono date dal governo attraverso la Ministero dello Sviluppo Economico e anche quello dell'Ambiente. Abbiamo superato il vaglio da questo punto di vista anche dell'Europa, perché sapete bene che in tema di aiuti di Stato c'è tutto un equilibrio che va rispettato. Per quanto riguarda la Regione, ha fatto tutto ciò che era necessario fare e prevedere, perché facciamo parte a pieno titolo dell'accordo di programma, così come il Comune per quanto di sua competenza. Oggi rimane, ed è un tema rilevante che a me non sfugge, che è quello del costo dell'energia, che per un'azienda importante come Acciai Speciali Terni è sicuramente rilevante. Perché? Perché poi noi dobbiamo competere con i mercati internazionali, dove è vero che purtroppo l'Italia e le aziende italiane scontano un tema di costo dell'energia che è sicuramente superiore a quello dei loro competitor europei, oltre che internazionali. Però anche su questo stiamo lavorando, perché stiamo studiando un percorso. Sapete bene che c'è una convenzione in essere, una concessione in capo ad Enel della centrale idroelettrica. I termini di scadenza sono il 2029, ma noi già abbiamo fatto una legge regionale che prevede anche la possibilità di ipotesi diverse come pubblico-privato da costruire. Quindi diciamo che io spero, perché il governo su questo ha dato anche delle rassicurazioni per trovare delle forme di compensazione o comunque anche su questo tema dell'energia, però insomma io non voglio più dire siamo all'ultimo miglio. Io dico le cose che sono state fatte sia dal lato governo che dal lato regione e anche il comune per quanto di competenza. Credo che ci siano oggi tutte le condizioni, se riuscissimo a risolvere, perché comprendo l'azienda, questa tematica, io credo che appena subito dopo le elezioni si possa firmare. Adesso siamo in un regime transitorio che non ci consente atti di straordinaria amministrazione, però insomma le condizioni sono state palesate, ci sono tutte, quindi io credo che anche l'azienda è consapevole di questo e come tutti dobbiamo lavorare tutti per arrivare a un risultato che è importante per l'azienda, per i lavoratori a cui teniamo tanto, e le garanzie ci sono state date per l'attuazione del piano industriale, che tra l'altro l'azienda ha già iniziato a mettere in campo, perché sta facendo investimenti assolutamente importanti. Noi con tutte le condizioni abilitanti abbiamo le risorse per la Staino Pisciano, che è fondamentale, e non solo, per molto altro. Però io, ecco, l'idea su Terni è molto chiara. Noi abbiamo messo risorse importanti per il rilancio del polo chimico di Terni, quindi Terni città industriale e non solo. Ecco, credo che abbiamo già dato conto del fatto che è a pieno titolo nelle nostre azioni di governo.